Professoressa Toniolo, gli studenti dell'Istituto Superiore 25 Aprile Faccio di Castellamonte Quornier sono dei probabili fruitori del Summer Camp che nella prossima estate vedrà questo progetto impegnato in azioni concrete sul nostro territorio per i giovani. Sì, il nostro coinvolgimento come istituto di istruzione superiore, uno dei più grossi delle aree, il più grande in termini di numeri dell'area del Canavese, è quello proprio di portare i nostri ragazzi a partecipare a questa iniziativa del Summer Camp e quindi, seppure un piccolo gruppo, aiutarli a potenziare le capacità di imprenditorialità utili a uno sviluppo dell'intero territorio. Secondo lei un progetto di cooperazione transfrontaliera come questo Peter Grajes Lab può essere compreso dai giovani? È un'opportunità enorme, secondo me. Abbiamo dei ragazzi che sono certamente molto più aperti al mondo rispetto alle generazioni precedenti, ma forse non hanno concretamente un contatto fisico, è più un contatto virtuale, quindi è un'occasione anche per loro di entrare in relazione con i loro coetanei che vivono nella stessa epoca ma hanno magari un punto di vista diverso.